come parlare e scrivere meglio. Pratica dell'uso scritto e parlato di dialetto valdugino. Ricordatevi che oggi parlare dialetto è libero, mentre 70 anni fa era proibito, specialmente nelle scuole, dove gli insegnanti, se sentivano che si parlava il dialetto, procuravano delle pene corporali, e prima a scuola e poi a casa. Lo scopo che mi prefiggo è di insegnare a ricordare il dialetto valdugese. Primo, nei sinonimi e negli aggettivi sia maschili che femminili, che in dialetto finiscono con A, accentata, al plurale diventano ai, mentre, esempio, ca, cai, buntà, buntai, sulda, suldai. Nei sinonimi e negli oggetti, sia maschili che femminili, in dialetto sia singolare che al plurale, che iniziano con contro, contra, nel dialetto si usa contra e contra. E secondo del luogo di provenienza di chi parla, esempio, contro, contrario, contrario, contrabando, contraban, contra te. Scrivi gli articoli in dialetto come italiano senza tralasciare le vocali e abolire le consonanti doppie perché non si pronunciano. Quando si legge per la prima volta delle parole che in dialetto abituati a sillabare la parola per evitare che nella fretta si legga ruma partuma. Nel nostro dialetto presenta delle differenze che nella costruzione delle frasi rispetto all'italiano del dialetto si usa sovente il dialetto essere al posto di verbo avere. Esempio, son comprà dei matiti, ho comprato delle matiti, son diti ciuli, ti ho detto quello lì, che sarebbe questo qui. I sinonimi che terminano con C e G, se hanno solo chiuso, si mette la H finale, esempio, tac, frac, abito, tanto, vac, vado, sangue, bruc, erica, sugre, sugo. Nel dialetto sovente si usa posizionare la negazione dopo il verbo avere, esempio, su me andà a scuola, non sono andato a scuola, esempio, su me capisci che ti dici, o cicatadisi, non ho capito cosa dici. Nel sinonimo femminile, quando la N è il finale di parola, è preceduta da una vocale accentata. La vocale viene pronunciata staccata, con suono nasale. Si può fare il plurale, esempio, smani, 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 cadenga, cadeni, cadeni. Esempio, luna, luni, lune. Nei sinonimi maschili il plurale si scrive normalmente, se qui vedere esempio numero 14, vi sono delle parole che non seguono queste regole, esempio veni tre, vieni dietro. Aggettivo numero 1, davanti a un sostantivo che inizia con una vocale, viene apostrofato, esempio naso, un elefante, un asino, un elefante, un insetto, noca, un'oca, gli asini, gli elefanti, gli insetti, fuochi, le foche. Le parole schioppo, schianto, schiappa si scrivono con due C. Schiop, schioppo, schioppo, schiap, schianto, schianto, schiappa, schiappa. Nelle parole in dialetto terminato con la V possono terminare anche con una F, esempio normativ, è secondo del luogo di provenienza di chi parla. Se suggerimento, i sostantivi che in italiano iniziano con il dialetto possono diventare ancastré, incastrare, ancontré, incontrare. Nel dialetto difficilmente la consonante non si pronunciano doppie, pertanto si consiglia di non scriverle. Esempio, contra te, contrattare, battaglia, battaglia, gal, gal, gallo.
esempio, terra, terra. Le parole che in dialetto al singolare finiscono con A accentata, sì, al plurale finiscono con AI, sia nel maschile che nel femminile. La casa, i CAI, le case, al soldato, i soldai, i soldati, consumato, consumai, consumati, bontà, bontà, bontai, bontà, le bontà. 14. Le parole femminili generalmente terminano con una A e nel plurale si mette una T o una E, seconda della parlata di una comunità. Esempio, Fumbra, plurale Fumbri, Udonna, Fumbra, Fumbre, donna, Umbrella, Umbrelle, c'è le due finali. O uno o l'altro, esempio, tematica, tumatica, i tumatichi o le tumatiche, pomodoro, fanno eccezione a queste regole parole che terminano con singolare al singolare in non. Il Tonetti consiglia per il plurale di mettere ogni, ma è avvalduggia ansiosa, salvo che, che da chi proviene dalle valli, pertanto si mette l'articolo al plurale, esempio savoni, savoni, saponi. I sinonimi degli aggettivi che iniziano col prefisso contra, possono tradurre in contrae e contra, seconda del luogo a provenienza di chi parla. Esempio, contrario, contrario, contracor, contracore, contracuo, malincuore, contravoglia. 15. Si vuole considerare anche l'avvento dell'evento dell'industrializzazione, che è stata una mescolanza di dialetti dell'altra valle, dal Veno e dal Meridione, pertanto si consiglia di tenere l'articolo plurale parola, davanti alla parola. Esempio, savon, i savon. Plurale, savon, plandron, i plandron, i pelandroni. Esempio, cainac, i cainac, serratura, lac, che serratura, lac, i laghi. Esempio, pochi, poi, poco, plurale, poco, no, nös. La nos, i nos, le noci, sei sinonimi sono femminile, il plurale avviene come segue, cadena, cadeni, smana, smani, settimana. Il verbo delle nove parti del discorso indispensabile per spiegare l'esistenza, l'assunzione e il modo di essere o di stare. In questo vocabolario sono tradotti verbi ausiliari, essere e verbi avere. Si fa presente che il verbo avere ha due declinazioni, mieux e migeux. Generalmente si usa la seconda declinazione. Oltre ai verbi ausiliari vi sono tre declinazioni. Prima coniugazione termina in are, amare, lavare. Seconda coniugazione termina in ere, leggere, temere. Terza coniugazione termina con ire, sentire, vestire. I verbi sottolineati hanno la declinazione completa. Vi sono inoltre anche i verbi impersonali e meteorologici. Questi verbi che si congiungono sempre come se fossero di terza persona, singolare. Esempio, è più. È piovuto, l'è piovuto. Esempio, era nevicato, l'era fiuca. Esempio, sarà suonato, sarà tonato, sarà trunato. Esempio, sarebbe gradinato, sarebbe tempestà. I sostantivi sovente cambiano dall'italiano al dialetto, col maschile diventano femminile e viceversa. Esempio, il vestito da uomo diventa la muda, l'orologio la mustra. La felce, i falesi, il fiele, il fiele, boh.
Fonografia e grafia. La fonologia e lo studio dei suoni di una lingua e dei dialetti è molto importante, mettere l'accento per facilitare la lettura, perché permette specialmente in questo caso di indicare una pronuncia italiana, reale. A come in italiano, B come in italiano, C doppia, C se per scrivere sciop, sciap, musciu, sciapè, sciapà, sciapè, rompere, C dolce, A, E, I, C dura con gli altri casi, esempio crava, co, traccio della vite giovane, la C finale di parola si aggiunge un H, esempio strac, stanco, D come in italiano, aperta con suono italiano, esempio erba, erba. Perdi, perdere. Chiusa, se con suono chiuso in finale dei verbi lavorare. Come in italiano, esempio festa, festa e fila, fila. C, G, dolce, A, E, I, E. Esempio, Juan, gent. Gara, gara. Gol, gol, gran, cattivo. G, nel finale di parola sovente si aggiunge un H, esempio luck, like, i laghi. Come in italiano, simile al di ter, di ier, set. Ieri, se, ieri sei. Manca la puntina su lì. Spesso in corrispondenza delle GL italiane, esempio Maya, cavei, idei. Idei, ventai, smaie, smagliare. Inoltre si mette una i lunga con un apostrofo davanti ai nomi plurali che iniziano con una vocale, esempio yas, yasi, lala, yali, elmed, yelmet, gli elmetti, illus, illus, illusi, campana, 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 cadena. Schenga, schiera, come in italiano simile alla O o la aperta, obul, obolo, ocra, obbligo, oasi, oasi, or e oro. Come in italiano simile alla O chiusa, esempio amor, saon, sapone, oca, onda. O puntinata si pronuncia come E. Francese, se, esempio, Arbeu, Eugio, Beugio, Iongi, Ovi, Us, Usbus. Se sorda, esempio, come seda. U, nel nostro dialetto, molte volte la U prende il posto della O. Esempio, Dudes, 12. Ugia, occhiata. Ah no, già con l'accento e occhiata. Offendi, offendere. Tourniquet, tornanti. La U continuata è simile alla U francese, sono chiuso, esempio, cuisine, cucina, tutto. Subie, fischiettare, sucina, siccità, suo, sudore, giusto, giusto. Nel nostro dialetto è sostituita dalla S, esempio la sabba, abbondanza, abbondanza, danza senza sanca, senza zappa. Sui finì?